E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe. E dai, e un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto. Partiamo subito. Altro giorno, altro video, altre news. Andiamo a fare chiarezza su tutti i nomi che stanno uscendo. Vi dico quello che è giusto e quello che invece dobbiamo andare ad attenzionare, ve lo dico qua in questo video. Se siete in cerca di notizie, news sulla AS Roma, sul calciomercato, sulla Serie A e in generale anche calciomercato estero, ragazzi, siete nel posto giusto e state sintonizzati. Allora ragazzi, eccoci tornati, ieri un'altra bella live di 4 ore, abbiamo discusso del più, del meno, mi avete fatto delle domande, ho cercato di rispondere a tutti quanti, per chi se la fosse persa adesso faccio un piccolo recap e vi do qualche delucidazione in più con qualche esclusiva che magari non sapevate perché qualcuno non l'ha riportata, ve la riporto io qua, ragazzi. Allora, tutti i nomi che sono usciti, qualcuno non l'hanno nemmeno fatto, ve li ho fatti io l'altra volta. Aspettiamo, le notizie usciranno, ragazzi. Ci vuole un po' di tempo, diamo tempo al tempo. Vi ho fatto il nome di Connor Barron, vi ho fatto il nome di Solet. Questi devono uscire ancora. Magari ci sarà anche qualche nome che ancora non è stato fatto, perché non vuol dire, questo adesso siamo in fase embrionale, non vuol dire che questi nomi saranno esattamente quelli che magari ad agosto ancora stiamo trattando. La Roma sta là col fiato sul collo a cercare di chiudere questi nomi che stanno uscendo adesso. No, ragazzi, perché dipende dalle occasioni che troveremo sul mercato. E vi ricordo anche dal video di ieri, quest'anno la Roma ha un'occasione in più per prendere giocatori, perché oltre agli investimenti, avendo ovviamente voglia di investire su determinati giocatori per far crescere il brand e ovviamente portare la Roma a un certo livello, partendo sempre in sordina con i piedi per terra perché non mi aspetto grandi giocatori, abbiamo anche l'opportunità di prendere giocatori con prestiti con obbligo di riscatto, cosa che non potevamo fare gli altri anni. Sì, erano obblighi, ma difficili da raggiungere a 75% delle presenze e tutte queste cose qua, ragazzi. Saranno obblighi un po' più facili, che vuol dire magari prendi oggi e paghi domani. Questo perché si sono allentati un po' i paletti del settlement agreement. Occhio a questa cosa qua, la Roma è partita per Perth in Australia. Lo sapevamo, ve l'avevamo detto ragazzi, l'avete visto in giro, non è un'amichevole, che non significa niente, un'amichevole fatta appositivamente con il Milan proprio per sbloccare la questione stadio. Magari ci sarà qualche novità, vediamo a giugno ragazzi, per quanto riguarda la partnership del Medio Oriente. Occhio a questa cosa qua, perché il Milan sponde Emirati, ha già lo sponsor Emirates Fly, e invece per quanto riguarda la Roma, Riyadh Season, che a fine stagione ci pagherà ben 12 milioni, prenderemo dallo sponsor, escluso ovviamente il bonus Champions perché non ci siamo qualificati. C'era anche il bonus Champions, ma non ce lo daranno ragazzi, in questo caso qua non ci siamo qualificati. Quindi sono partiti per Perth, ragazzi, la festa nazionale in Australia, proprio se non sbaglio il 1° di giugno, adesso se non vado errando proprio quella data là, il 31 di maggio alle ore 12 italiane ci sarà questa amichevole. Vedrò se magari riuscirò a farvela vedere qua su questo canale, dovrei non lavorare ragazzi, però vediamo un po' come sto combinato, magari mi aggiusto un po' la situazione. Oggi però andiamo a vedere le notizie, ragazzi. È partito tutto il gruppo. C'è qualche giocatore nuovo, qualche giocatore della primavera, Almaviva, l'avete letto. È partito anche Angelino. Non sono partiti né Lukaku e né il blocco italiano, ragazzi, proprio perché per detta di Spalletti vuole evitare, anche Lukaku, ovviamente, a detta di Tedesco, vuole
vogliono ovviamente evitare magari qualche infortunio nelle partite che non interessano. Quindi non preoccupiamoci per questi giocatori qua, ragazzi. Invece sono partiti tutti gli altri, compreso anche Dybala che non è stato chiamato in nazionale, anche Angelino. Però cosa è successo, ragazzi? Perché oggi ci sono uscite un po' di notizie circa Angelino e dicono, narrano che ci sono 48 ore per riscattarlo. Ragazzi, io. Cioè, non è che mi avete smentito questi qua, sincero non ho queste notizie, non è che c'è un ultimatum dall'Ipsia, sì, ovviamente la Roma ancora non ha contattato l'Ipsia, questo già ve l'avevo riportato nei video precedenti, ma Angelino non ha la clausola rescissoria, è un diritto di riscatto, il diritto di riscatto si applicherà solamente quando la Roma cercherà di applicarlo nella maniera più totale a fine stagione, ovvero quando Angelino tornerà in Germania e là poi vedremo. Per ora non ci sono stati ancora contatti, anche qui ve l'avevo riportato, ragazzi, serve aspettare perché ovviamente qualcosina che circolava qualche settimana fa, addirittura qualche mese fa, si parlava di una Roma che avrebbe cercato uno sconto. Io ve l'ho totalmente smentita. Infatti, oggi, se avete letto sui quotidiani, sui vari siti, non ci sarà nessuno sconto. 5 milioni. Poi vedremo se la Roma cercherà di riscattare, di attivare questo diritto di riscatto. Non è una clausola. Parlano di clausola. Non c'è nessuna clausola per Angelino. Serve attendere. Non mi risulta che la Roma a 48 ore di tempo, ragazzi, aspettiamo e vediamo un po' quello che succede. Stanno mettendo fretta? Non lo so, ragazzi. Serve aspettare e vedere. Ovviamente, se la Roma andrà a riscattare Angelino, stiamo parlando di un comprimario e non un titolare, perché la Roma deve fare il titolare sia sulla fascia destra, sinistra e sia sulla fascia destra, ragazzi. Dobbiamo aspettare. Adesso passiamo ai nomi, quelli che stanno uscendo. Oggi si è parlato pure di David Maldini. Scartatelo, ragazzi. Non esiste proprio, anche perché in trattativa con il Monza vorrebbero anche loro riscattarlo, perché anche lui è in prestito e anche lui non ha la clausola, si parla di riscatto e il Monza sta lavorando proprio da questo punto di vista. Ma finché circolano questi nomi, ragazzi, sarà molto difficile mettere a sedere sia Pellegrini e o Cristante, perché tanto questi mangeranno e dormiranno sonni tranquilli quando gireranno questi nomi per Trigoria. Ragazzi, Davide Maldini, non scherziamo, dai, non scherziamo, riserva del Monza, ragazzi, ha fatto bene quest'anno, ma servono altri tipi di profili. Andiamo a vedere nel dettaglio invece i giocatori che ha contattato la Roma e qui ci tenevo a fare un'analisi precisa, ragazzi. Partiamo con David. David, sì, è vero, Ghisolfi ha già contattato l'entourage, il giocatore sul mercato è in uscita a scadenza 2025, ma l'entourage, ovvero l'agenzia di David, ha richiesto veramente uno stipendio veramente molto alto, ragazzi. Si parla di 6 milioni. Identificano questo giocatore come potenziale top player e ovviamente come magari richiamo verso le squadre della Premier, perché ci sono un po' di squadre della Premier che lo stanno attenzionando. Mi hanno detto che questo profilo nell'ultimo anno è calato un po', ragazzi. L'anno scorso aveva più richieste, ma io penso che sinceramente il suo agente dovrebbe abbassare le richieste, perché 6 milioni di stipendio netto non credo che troverà qualcuno, a meno che non stanno veramente con l'acqua alla gola e si possono permettere di spendere 6 milioni per il loro assistito. È vero, il contatto c'è stato, non è l'unico giocatore, perché l'agenzia possiede anche il cartellino di Ismaël Koné, scusate, Ismaël Koné del Watford. Vedremo se ci saranno dei contatti successivamente. Magari il giocatore interessa moltissimo anche alla Roma, perché è centrocampista, è un giocatore un po' sotto i riflettori, ragazzi, ultimamente, perché è considerato una gemma. Dobbiamo aspettare, ma quello che mi fanno sapere è che David, a parte il cartellino abbastanza alto, anche se scadenza 2025, il prezzo dell'ingaggio richiesto è veramente molto alto e per adesso non mi sembra che la Roma possa fare una cosa del genere, ragazzi. Quindi
Serve anche qui avere un po' di pazienza e magari cercare di far abbassare le pretese alla gente. Vediamo quello che succede. Il secondo nome che oggi sta andando un pochettino di moda è Pavlidis. Su Pavlidis, ragazzi, vi posso dire, è vero quello che è uscito, quello che hanno raccontato i vari portali. Ed è vero anche dire che in pratica Pavlidis ha almeno tra le 9 e le 10 pretendenti in tutta Europa, ragazzi, quindi ci sarà una zuffa, una ressa dove la Roma non potrà assolutamente partecipare perché non partecipa a queste aste al rialzo e tutti quanti vogliono accaparrarsi le prestazioni di questo attaccante della ZAC Marra che quest'anno ha segnato ben 25 reti. Niente male, ragazzi, il cartellino varia dai 15 ai 18 milioni bonus compresi, non esclusi bonus compresi mi fanno sapere, in scadenza anche lui 2025. Non mi fanno sapere che la Roma sia entrata in contatto per adesso con questo attaccante né con l'agenzia. Aspettiamo, vediamo un pochettino quello che succede. Terzo nome invece è quello di Bellanova che vi avevo già dato l'anticipazione io il 21 di aprile, trovate ancora il video qua, ragazzi. Qui invece il contatto c'è stato già con l'agente e Bellanova ha aperto per venire a giocare a Roma. Questo è vero, ma il problema qui in questo caso non è l'ingaggio, ma è il cartellino del Torino, perché caro nostro duro, caro, lo sappiamo che tipo di personaggio è, queste sono squadre difficilmente da convincere per far abbassare il cartellino, ma abbiamo tanti giocatori in uscita, magari con qualche contropartita possiamo cercare di abbassare il cartellino di Bellanova, ma questo lo dobbiamo fare assolutamente prima dell'Europeo, perché con l'Europeo di mezzo e con la situazione di Di Lorenzo, che tra poco ne andremo a parlare, il cartellino di Bellanova potrebbe lievitare progressivamente, ragazzi, quindi bisogna assolutamente fare qualcosa di veloce per adesso, anche perché la Roma è in cerca di un titolare sulla fascia destra e nei prossimi giorni sentirete parlare anche di Murata e di Lorenzo. Di Lorenzo ve l'ho già detto anticipatamente prima, quello che mi fanno sapere sono tutti e due giocatori che verranno proposti, hanno già una lista di squadre dove la gente andrà a proporli. Di Lorenzo è in uscita, l'ha detto lui stesso, ieri Di Marzio ha anche raccontato che magari con l'arrivo di Conte chiederà di trattenerlo, ma nello stesso tempo la gente ha già in lista tre squadre su cui andare a lavorare. La prima è la Juventus, la seconda è l'Inter e la terza è la Roma, quindi lo proporrà anche alla Roma, vedremo quello che succede, ragazzi. Il costo, l'ingaggio di Di Lorenzo è veramente molto alto, si parla dai 5-5 milioni e mezzo lordi, il cartellino è veramente molto alto visto le pretese di De Laurentiis che l'ha rinnovato già l'anno scorso e scadenza 2028, quindi hanno il coltello dalla parte del manico, stessa cosa equivale anche per Morata. Su Morata, ragazzi, anche qui la gente, almeno per la quinte, quello che mi hanno fatto sapere è che anche qui ha un bel listino con un po' di squadre in Europa per il quale potrebbe proporre il suo assistito. Stiamo parlando di Morata, ragazzi, il giocatore che ha varcato la soglia dei 30 anni ormai, però secondo me resta sempre un nome valido di grande caratura europea. Però devo dire che lo stipendio è veramente molto alto, percepisce 13 milioni e mezzo di ingaggio lordo all'Atletico di Madrid. La clausola, perché il giocatore è una clausola, dobbiamo ancora vederla, c'è chi dice 12, a me mi è arrivato 15, viaggia dai 12 e 15, dobbiamo aspettare e vedere. Quello che mi fanno sapere è che verrà proposto anche qui in Italia, perché il giocatore vuole ritornare a giocare in Italia. Le squadre interessate possono essere, a detta dell'agente, Milan, Inter, Juve, Roma, scartate però la Juventus perché mi fanno sapere che hanno altri e differenti programmi. Uno è Zirkzee, l'altro è Gudmundsson. Vedremo quello che succede da questo punto di vista, ragazzi. Quindi sul taccuino degli agenti aspettiamoci gli incontri nei prossimi giorni, sia con Roma per Di Lorenzo e sia con Roma per quanto riguarda Morata. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere la vostra opinione circa questi giocatori, ragazzi. Vi piacciono questi nomi qua? Secondo voi, se gli agenti verranno a proporre sia Morata che Di Lorenzo, la Roma potrebbe accettare questi tipi di profili oppure dovrebbe andare a spendere i soldi sui cartellini di Bellanova?
Secondo voi le richieste dell'agente di David sono abbastanza alte, ragazze? Pavlidis lo conoscete? Vi piace? Fatemelo sapere, vi leggo sempre a tutti quanti. Attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti. E mi raccomando, citare sempre la fuente. Abbasso gli oli di tonno e abbasso i fagiolari. Ciao a tutti ragazzi e forza Roma, dai!